Ilaria, ti ricordi cosa ci ha raccontato Don Mirko della storia di Giacobbe ed Esaù? Sì, mi ricordo anche che l'inizio era iniziato, diciamo, un po' malino, però non mi ricordo la fine, forse è meglio chiamare Don Mirko. Sì, Don Mirko! Ciao Elisabetta, ciao Ilaria. Ciao Don. Di cosa stavate discutendo? Della storia di Giacobbe ed Esaù eravamo un attimo perplessi su come fossero andate le vicende. Eh sì, la storia di Giacobbe ed Esaù è la storia di due fratelli che parte già con certe difficoltà, perché quando sono nati Giacobbe teneva per il calcagno Esaù. Esaù, il primogenito, perde la primogenitura perché Giacobbe con la sua furbizia gliela ruba. Forse ricordate l'episodio del piatto di lenticchie che Giacobbe offre ad Esaù e in cambio di questo piatto Esaù, che era stanco, stanco morto, perde la primogenitura. L'altro episodio in cui Giacobbe ha ingannato Esaù è quello più tremendo, in cui Giacobbe si spaccia per il fratello, va dal padre Isacco, che era anziano, malato, direi quasi morente, e dice: "Io sono Esaù, adesso è il momento di darmi la benedizione e quindi di trasmettere il ruolo di capo, insomma." E Isacco fa fatica a convincersi che quello che ha davanti sia davvero Esaù, ma alla fine concede questa benedizione. E così Giacobbe ha ingannato il padre, ha ingannato il fratello, complice la madre. Quindi vedete un po' questa famiglia che vive anche di trucchi, di inganni, di espedienti, dove ci si inganna gli uni gli altri. Cosa succede poi? Forse voi siete arrivati a quel punto che Esaù vuole uccidere Giacobbe per quello che è successo e Giacobbe capisce che è meglio partire. Andando all'estero, andando ad Oriente, Giacobbe trova moglie, prima Rachele e poi Lia, anche se l'inganno di Labano lo ha fatto stare prima con Lia e poi Rachele, ha dei figli e a questo punto noi ci chiediamo com'è che va a finire la vicenda di Giacobbe ed Esaù, perché una storia che nasce così e che rimane in sospeso così su una tensione tra fratelli davvero è difficile da digerire. Per fortuna questa nostra storia si conclude con una riconciliazione ed è quello di cui oggi parliamo. Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, perché a un certo punto delle vicende si sente che sta arrivando Esaù. Giacobbe e i suoi uomini, le sue donne, tutta la sua ricchezza, è un popolo nomade praticamente, si muove e giunge voce che sta arrivando il fratello Esaù con i suoi uomini e con tutte le sue ricchezze. E quindi Giacobbe manda davanti a sé alcuni messaggeri. E cos'è che vuole dire Giacobbe ad Esaù? Dice il tuo servo Giacobbe: "Io sono restato come forestiero presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Dopo essere fuggito da te, sono stato presso Labano. Sono diventato ricco, ho mandato a informarne il mio signore per trovare grazia ai suoi occhi." I messaggeri tornarono da Giacobbe, dicendo: "Siamo stati da tuo fratello Esaù. Ora egli stesso sta venendoti incontro e ha con sé 400 uomini." Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. Ma Don Mirko, come mai Giacobbe dubitava così tanto delle intenzioni del fratello? Sì, perché come si presenta a noi il testo della Bibbia, sembra che in automatico questo Giacobbe debba temere Esaù. E Giacobbe davanti a sé, quando sente che sta arrivando il fratello con 400 uomini, pensa subito al peggio. E cioè sono 400 uomini armati, Esaù vuole vendicarsi. Mi permetto di dire che Giacobbe di per sé ha i suoi buoni motivi per avere questa preoccupazione, perché, vi dicevo, ha ingannato il fratello. Lo ha fatto piangere amaramente. Esaù, che era il primogenito, ha perso tutto quello che aveva. E il padre Isacco ha detto: "Io ormai ho benedetto tuo fratello, non ho più praticamente una benedizione per te." Quindi si è consumato qualcosa di tragico. E quindi Giacobbe, che ha la coscienza sporca, questo sì, Giacobbe ha la coscienza sporca, e quando sente che Esaù sta andando verso di lui, pensa subito che Esaù sta marciando verso di lui con questi uomini, pronto a vendicarsi e a fare giustizia. Infatti Giacobbe, dice la Bibbia, si spaventò molto e si sentì angustiato. Cos'è che pensa allora Giacobbe come tentativo, forse ultimo tentativo possibile per ingraziarsi il fratello? Divide praticamente la sua gente in due accampamenti e divide la gente insieme al gregge e a tutta la sua ricchezza. Pensava infatti: se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge, l'altro si salverà. E
E cioè Giacobbe dice magari arriverà a colpire una parte dei miei uomini e a impossessarsi di una parte delle mie ricchezze e si accontenterà, per cui l'altra metà sarà salva. Un'altra idea che ha Giacobbe, che davvero le pensa tutte ma sempre con la coscienza sporca di chi sente che è arrivato il momento della resa dei conti, è un'altra idea, cioè praticamente prende, e siamo al versetto 14, da ciò che gli capitava tra mano, un dono per il fratello Esaù. Ma pensate che razza di dono: 200 capre, 20 capri, 200 pecore, 20 montoni, 30 cammelli, con tutti i loro piccoli, 40 giovenche, 10 torelli, 20 asine e 10 asinelli. Ma, Don, come mai ci sono così tanti animali? Cioè, come mai ne possiede così tanti? La Bibbia è ironica, ci dice che Giacobbe prese tra quello che aveva tra le mani un dono, e noi pensiamo subito a una piccola cosa. In realtà questo dono è davvero un reggimento e una ricchezza enorme. Perché motivo? Perché forse ricorderete, quando Giacobbe era stato da Labano, lo aveva aiutato molto lavorando per lui, e poi aveva fatto una sorta di contratto con Labano particolare, dicendo: tu mi devi lasciare le pecore di colore scuro e le capre di colore chiaro, che è esattamente il contrario di quello che si vede di solito. In realtà poi, con un metodo particolare che la Bibbia si dilunga a raccontarci, Giacobbe era diventato ricchissimo, le sue greggi si erano moltiplicate, mentre Labano, insomma, non è che navigasse benissimo, ecco, come ricchezza. E quindi Giacobbe, attraverso la protezione di Dio sicuramente, attraverso la sua intelligenza e il suo darsi da fare, era diventato davvero molto ricco. Per cui anche tutto questo gran numero di animali è una parte di quello che possiede, e Giacobbe è pronto a donarlo al fratello Esaù, mandandoglielo incontro a più ondate, in modo che Esaù, un po' alla volta, a forza di ricevere doni, spera Giacobbe, smetterà di volersi vendicare e invece sarà contento per tutta questa grande ricchezza che gli arriva tra le mani. Però notate, Giacobbe ha sempre la coscienza sporca, cioè è convinto in automatico che Esaù sia lì perché lo vuole uccidere e gli voglia fare del male a lui e alla sua famiglia. Finalmente arriva il giorno dell'incontro. Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave. Alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Ma io non capisco come mai, dopo tutta questa angustia, queste rivalità, alla fine Esaù si rivela così pacifico. Sì, infatti il testo della Bibbia ci sorprende, è davvero qualcosa di strano. Noi aspetteremmo una resa dei conti, una grande vendetta, spargimento di sangue, e invece, molto banalmente, Esaù corre incontro al fratello, lo abbraccia, si getta al collo, lo bacia e piangono. Quindi non solo un avvicinarsi, un abbracciare, ma la Bibbia sottolinea tutte queste azioni: il correre incontro, abbracciare, gettarsi al collo, baciare e il fatto di piangere. Penso che sia qualcosa che davvero ci stupisce. E cos'è che ci insegna la Bibbia? Che non c'è niente che noi dobbiamo dare per scontato. Che spesso, quando noi siamo preoccupati per come si volgono gli eventi, in realtà la situazione, la soluzione è molto più facile e molto più bella delle nostre peggiori paure. E mi piace vedere come questi fratelli, la cui vita era nata come contesa all'inizio, alla fine invece possono incontrarsi, abbracciarsi e riconciliarsi. Faccio presente anche un'altra cosa, che Giacobbe nel frattempo ha cambiato la sua tattica di incontro con Esaù. Mentre prima vi dicevo che Giacobbe aveva raccolto dei doni mandati avanti a ondate, a scaglioni, con lui dietro, mandando avanti i doni in modo che Esaù si rallentasse nella sua ira fino a placarsi, adesso invece Giacobbe usa un'altra tattica, per così dire. E cioè, cos'è che fa? Lui va davanti a tutti, e quindi non sta dietro imboscato nascondendosi, ma ci mette la faccia, va davanti a tutti, e dietro invece mette i bambini, le sue mogli, le sue schiave. Penso che sia importante anche questo. Un Giacobbe con la coscienza sporca, abituato a barcamenarsi, manda avanti gli altri, manda avanti i doni
e lui sta dietro perché giustamente ha la coscienza sporca. Invece il Giacobbe dell'incontro con Esaù è un Giacobbe che sta a testa alta davanti a tutti. Non ha bisogno di finzioni, non ha bisogno di intortare il fratello, di ingannarlo, insomma, di compiacerlo, ma presenta prima di tutto se stesso. E forse è per questo motivo che Esaù si riconcilia con lui in maniera così bella. Penso che anche questo sia significativo per noi, cioè metterci la faccia e stare in prima linea, piuttosto che mandare avanti gli altri e noi rimanere un po' così dietro le quinte, avendo sempre questa idea di avere un'uscita di sicurezza. Perché nella vita, penso lo sappiate anche voi, insomma, se noi viviamo nei confronti degli altri avendo un'uscita di sicurezza, non ci impegneremo mai fino in fondo, non ameremo mai una persona fino in fondo, e anche nelle nostre amicizie, se crediamo di essere amici ma con un'uscita di sicurezza, forse non siamo veri amici. Penso che questo brano ci insegni qualcosa del genere. Vediamo allora adesso l'incontro vero e proprio tra Esaù e Giacobbe. Esaù dice: ma chi sono tutte queste persone qui con te? E Giacobbe dice: sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Allora una scena molto bella, si fanno avanti le schiave con i loro bambini, si fanno avanti le mogli di Giacobbe, Lia e Rachele, con i loro bambini. E Esaù chiede: che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato? E Giacobbe rispose: beh, guarda, io ho portato dei doni per te, voglio farti dei doni. Esaù dice: guarda che ho beni in abbondanza, resti per te quello che è tuo. Cioè Esaù poteva dire in qualche modo risolviamola attraverso un tuo pagamento, eccetera. Invece no, Esaù dice: io ho beni in abbondanza, quello che è tuo resti tuo. Non è questione di cose che si hanno, che si scambiano, ma è una questione invece di rapporti tra persone, di relazioni che possono riprendere. Esaù davvero dice: non ho bisogno di niente. Giacobbe insiste, ma alla fine non è questa la questione. Insomma, la cosa più bella è la riconciliazione tra i fratelli. A un certo punto Esaù dice: beh, allora partiamo e mettiamoci insieme in viaggio, io camminerò davanti a te. A questo punto però Giacobbe dice: no, piuttosto che andare insieme, renditi conto che io ho queste donne, questi bambini così piccoli, noi non possiamo stare al passo tuo e dei tuoi uomini, ti rallenteremo, ti complicheremo la vita. Guarda, rimaniamo d'accordo che ci lasciamo in pace e ognuno poi farà la sua vita. Potrei dire questo allora, che c'è una riconciliazione molto bella e inaspettata. Esaù da parte sua non si rivela assolutamente una persona violenta, quella persona selvaggia che avevamo conosciuto all'inizio delle vicende. Esaù si rivela una persona che sa trovare pace e riconciliarsi con Giacobbe. E penso che anche Giacobbe, una persona che ha basato la sua vita sulla volontà in qualche modo di barcamenarsi, di ingannare gli altri, venga assolutamente disarmato da questa bontà di Esaù, che gli corre incontro, lo abbraccia e insieme piangono. È qualcosa davvero di importante che ci può insegnare qualcosa. L'ultimo aspetto della nostra vicenda riguarda un dettaglio forse ai vostri occhi poco importante, ma no, certamente significativo nella Bibbia. Quando muore il padre di Giacobbe e di Esaù, cioè Isacco, Esaù e Giacobbe si trovano ancora insieme e insieme seppelliscono il padre nella caverna, nella grotta dei patriarchi. Quindi in punto di morte questi fratelli, che per tanto tempo sono rimasti divisi perché le loro vie erano diverse, si ritrovano e insieme seppelliscono il padre. Quindi si chiude il ciclo di Giacobbe, questo padre che muore e in qualche modo davanti a sé ha presenti due figli riconciliati. È bello nella Bibbia vedere come le storie partono magari in maniera difficile, pesante, con delle tensioni, ma poi alla fine si può arrivare a una riconciliazione e a voltare pagina e a scrivere pagine belle di riconciliazione. Nella Bibbia la prima coppia di fratelli è finita davvero male, nel senso che Caino ha ucciso Abele. E questo è un monito per dire che la fraternità è tutta da guadagnare, non è qualcosa di facile. La seconda coppia di fratelli, forse vi ricordate, è quella di Isacco ed Ismaele. Ismaele che viene cacciato insieme alla madre Agar perché Sara, moglie di Abramo, non vuole avere un altro tra i piedi, insomma, vuole solo il figlio Isacco. E anche qui la storia non era finita granché bene.
Finalmente con Giacobbe ed Esaù abbiamo una coppia di fratelli, tra l'altro gemelli, che si riconciliano e finalmente possiamo dire si chiude una pagina positiva all'interno della fraternità. La prossima vicenda che riguarda i fratelli sarà quella dei figli di Giacobbe con Giuseppe, che viene inizialmente odiato dai fratelli, salvo poi riconciliarsi tutti insieme e vivere insieme. Ma questa è un'altra storia, è un'altra puntata.